Ciao a tutti, sono Ludovico. Io vorrei che oggi, non so se lo sapete, ma il Parlamento europeo ieri ha dichiarato l'emergenza climatica, simbolica. E, non so se lo sapete, ma la regione Lombardia al momento, nonostante le nostre richieste, non ha ancora dichiarato l'emergenza climatica ambientale. E il comune di Como, oggi lo sappiamo benissimo, non ha ancora dichiarato l'emergenza climatica ambientale. Quindi vorrei che adesso facessimo un sacco di casino, perché dentro il comune ci devono sentire tutti. Quindi, what solution? Revolution! 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 Bene. Giusto. Io vorrei porre l'accento sul fatto che come studenti e studentesse dobbiamo partire dai nostri territori, dalle nostre città, da Como, ma rendere la nostra lotta climatica e spostarla, trasportarla anche all'interno delle nostre scuole. Perché al momento noi viviamo una didattica, viviamo delle lezioni che sono strutture vecchissime, che hanno delle aule, delle scuole, degli edifici vecchi che producono un sacco di emissioni e inquinano, continuano a inquinare. Quindi noi vogliamo cambiare la didattica attraverso la transizione ecologica delle scuole, degli edifici scolastici anche qui a Como, e attraverso l'efficientamento energetico dei nostri edifici scolastici. E vogliamo cambiare i programmi scolastici, perché ancora oggi non si parla di clima e di ambiente, di ecologia in modo corretto. Abbiamo una didattica ancora ancorata a vecchi modelli che non sono aggiornati, che non guardano al futuro. Quindi noi chiediamo delle scuole del futuro che siano anche aperte al trasporto pubblico, ecologico, gratuito ed efficiente, che siano bike friendly, ma non solo, che riescano a prendere accordi con le società che gestiscono il trasporto pubblico, come qua Como, con dei bus che arrivano sempre in ritardo, che ce n'è uno ogni troppo, che sono sempre affollati, che costano sempre di più, con degli abbonamenti che non smettono di aumentare il prezzo. Quindi come studenti, come Fridays, dobbiamo chiedere che sia più comodo utilizzare i trasporti pubblici gratuiti ed ecologici, e che sia meno comodo utilizzare mezzi inquinanti, perché finché i trasporti pubblici non saranno gratuiti ed ecologici, nessuno di noi riuscirà a non inquinare, e molti di noi che vengono da fuori magari non riusciranno mai a smettere di utilizzare la macchina e mezzi inquinanti. Quindi chiediamo nelle nostre scuole, attraverso i nostri rappresentanti di istituto, attraverso i rappresentanti di consulta, che si dichiari l'emergenza climatica e ambientale anche nelle nostre scuole, per tutti questi motivi. Quindi, nulla, chiediamo il futuro, come studenti e studentesse, anche nelle nostre scuole. Grazie. Sentiamo ancora una o due canzoni, poi si parte per il corteo verso San Giovanni. Ricordo che alle 2 ci sarà il dibattito legalità e giustizia, al quale vi invitiamo a partecipare. Sarà un confronto, noi butteremo delle domande, le risposte verranno da voi e da lì inizierà il confronto. E inoltre alle 17 ci troviamo alle caserme, che è vicino al posto del dibattito, che è Teatro Gruppo Popolare in via Castellini 7, e scenderemo verso Via Alvarese. Ci metteremo non dalla parte della regione, ma nella parte dei giardini di Via Alvarese, e continueremo lì la manifestazione anche nel pomeriggio.